La castrazione dei gatti fa parte della routine di molti centri veterinari e sempre più tutori si convincono che si tratta di un intervento vantaggioso per loro e per il benessere del proprio felino. Pertanto, in questo video di Animalpedia, ti spieghiamo in dettaglio in cosa consiste questo intervento, l'età ideale per eseguirlo, i pro e i contro. Da non perdere! In generale, quando parliamo, confondiamo spesso la castrazione o sterilizzazione, ma in realtà c'è una differenza sostanziale tra i due termini. La castrazione prevede la rimozione degli organi riproduttivi, come i testicoli, l'utero o le ovaie. Per il termine sterilizzazione, invece, si intende l'atto di rendere sterile. Avviene attraverso una modalità chirurgica meno invasiva, come la vasectomia o la chiusura delle tube di Falloppio. Si consiglia di eseguire l'intervento chirurgico prima del primo calore. Ciò significa più o meno prima dei 5 o 6 mesi, sia nei maschi che nelle femmine, sebbene, a seconda del periodo dell'anno, possono esserci delle variazioni. I gatti, nella stagione in cui vi è più luce solare, andranno più spesso in calore. Per questo motivo è importante tener conto sia dell'età del gatto che della stagione. In ogni caso, il nostro veterinario di fiducia ci dirà quale sarà l'età migliore per castrare il gatto. Prima di parlare dei pro e dei contro, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale per non perderti nessuna novità sul mondo animale. Questo intervento non viene fatto solo per evitare le cucciolate indesiderate. La castrazione, prima del primo calore, elimina la possibilità che la gatta soffra di tumori alle mammelle, un tumore molto comune in esse e con un alto grado di malignità. Operare presto un gatto eviterà che marchino con orina quando rileveranno una gatta in calore. Un gatto che ha già sviluppato questo comportamento potrebbe mantenerlo una volta sterilizzato. Ora, se ciò che ci interessa è sapere se ci sono conseguenze negative alla castrazione nei gatti, la verità è che sono minime. Come inconvenienti possiamo menzionare il rischio di sovrappeso, poiché avverrà un cambiamento nel fabbisogno energetico dell'animale. Pertanto, è importante monitorare l'alimentazione dopo l'intervento chirurgico e mantenere attivo il gatto facendolo giocare. Il prezzo della castrazione di un gatto varierà a seconda che si tratti di un gatto maschio o di un gatto femmina, poiché la complessità dell'intervento è diversa. Inoltre, l'importo può essere molto diverso a seconda del luogo in cui risiediamo. I prezzi possono variare in funzione della città dove si trova la clinica. Nella stessa zona, le cliniche proporranno in media gli stessi prezzi, poiché regolarizzati dalla federazione di veterinari corrispondente. Inoltre, prima di operare, l'animale dovrebbe essere controllato con un esame del sangue ed un elettrocardiogramma. Questi test talvolta sono inclusi nel prezzo, ma a volte rappresentano una spesa aggiuntiva. Il prezzo indicativo per la castrazione di una gatta si aggira intorno ai 100-200 euro, mentre la castrazione del gatto sarà un po' più economica, di circa 50-60 euro. In alcuni casi sarà possibile sterilizzare un gatto gratis o a un costo ridotto, in quelle regioni dove sono attivi i programmi per il controllo della popolazione felina. In alcuni rifugi potremo adottare un gatto già sterilizzato, anche se dipendendo da quale, bisognerà pagare un importo per aiutare a coprire i costi da loro sostenuti. Consigliamo dunque di rivolgersi a diversi veterinari con buone referenze e confrontare i prezzi. In alcune cliniche viene inoltre offerta la possibilità di pagare a rate. Come parte del compito di essere tutori di un gatto, dovremo sempre tenere presente che è una spesa che dovremo sostenere se vogliamo convivere con un gatto. Ed eccoci giunti alla fine del video di oggi. Se ti è piaciuto e vuoi saperne di più sul mondo animale, non dimenticare di mettere like e di iscriverti al canale. Alla prossima!